In via Cadore a Cremona si assiste ultimamente ad uno spettacolo poco decoroso. Le erbacce ai bordi dei marciapiedi sono sempre più alte, come hanno segnalato sui social alcuni residenti, e i pedoni sono costretti a guardare bene dove camminano per evitare di calpestare escrementi. Il verde si vede che praticamente è una strada abbandonata. Un anno fa il Comune ha ceduto la gestione del verde cittadino alla M, mettendo a bilancio gli stessi soldi, però con un aumento dei costi del personale del 15%. Il risultato lo si può vedere in tutta la città. Il marciapiede di Via Cadore, sia da un lato che dall'altro, ricoperto di erbacce e viene usato per tutto perché per camminare bisogna fare una specie di salto ostacoli, lasciando indovinare il perché. In più questa strada Via Cadore, che è una strada importantissima per Cremona, ha un altro problema, il problema del traffico, il problema dei parcheggi, specialmente il weekend o quando c'è qualcosa in centro, qualche manifestazione, c'è un parcheggio selvaggio. Un altro problema molto sentito è quello del traffico intenso. Nei giorni lavorativi il problema è accentuato al mattino, mentre nel fine settimana la via è presa d'assalto da chi cerca di parcheggiare vicino al centro, come accade di sabato sera. La strada è stretta, specie in alcuni punti, e le auto provenienti da via Altobello Melone sfrecciano ad alta velocità, ignorando il doppio senso di circolazione. Il problema di traffico in via Giordano e di conseguenza in via Cadore. Qui arrivano tutti molto molto velocemente, qui siamo in corrispondenza di un incrocio piuttosto pericoloso, dove molte persone devono attraversare, non sono segnate bene le strisce a terra, non si capisce dove bisogna fermarsi, e quindi davvero diventa un'impresa. Sarebbe ora, visto che hanno fatto una rotonda in via Giordano, che mettessero a posto anche le viabilità in via Cadore, perché altrimenti diventa pericoloso per le macchine e pericoloso anche per i pedoni.